ragazzi, sono il bassista Bevuto, ci troviamo al Teos, dietro di noi c'è l'esposizione di Sasà Ink Tattoo. È qui con me questa sera per una bella intervista, caro, ci sono i The Hound Dogs. Cosa? Chi sono? The Hound Dogs. E poi sì. Elvis Presley. Tributo ad Elvis Presley. Ok, comincio subito con l'intervista. La prima domanda è: come è nato il vostro progetto? Chi vuole rispondere? Questo tizio qua. No, abbiamo iniziato con una formazione in tre, facevamo rockabilly, poi ci siamo specializzati dopo un cambio di formazione. No, ma come inizia, cioè come vi è venuto di fare il progetto? No, certo. Perché tu abiti a Roppa e poi vi è nato. Inizio, si dice inizio perché no. Abbiamo iniziato appunto facendo rockabilly generico, poi ci siamo specializzati con Elvis, abbiamo avuto un cambio di formazione, visto che conoscevo questi due signori qua, lui batteria, Francesco Moccia, Simeone on lead guitar, chi c'era prima la batteria? Non ricordo il batterista, che brutta domanda, la prima domanda. Oh, una domanda scomoda all'interno del gruppo, quindi. Già la prima domanda stiamo a fare su quasi. Guarda che io ho solo chiesto come è nato il vostro progetto, poi siete voi che... Ma le cose travagliate sono le più belle. No, abbiamo fatto questa cosa a rockabilly, conoscevamo già loro, io avevo tra l'altro un tributo con loro, Le Vibrazioni, e li ho coinvolti in questo progetto e ci siamo, tra virgolette, specializzati in Elvis. Però Le Vibrazioni partirono come tributo alle Zeppelin, eh? Quindi come mai questo passaggio così? No, vabbè, abbiamo fatto Le Vibrazioni perché diciamo era lui il fan e ci ha coinvolti ad uno. Poi ecco, conoscendoci l'ambiente, dall'altro lato per Elvis eravamo noi i fan e ci siamo coinvolti, è stata una gangbang praticamente, cioè una cosa... No, tranquillo. Quindi infatti lo chiamano Elvis direttamente loro, cioè direttamente Elvis... No. Io ho sentito che avete chiamato Elvis fuori. Non è vero, erano dei riferimenti finti. Lo chiamiamo Brandy al massimo. Brandy e Elvis. Dice Brandy o Elvis? È il cognome, dovrebbe essere. Sì. Quindi per questo non lo chiameremo mai Elvis. Lui si sente Elvis, non lo chiameremo mai Elvis. Ok, allora andiamo avanti con le domande. Il nome della band è ispirato alla canzone scritta da... Jerry Leiber e Mike Stuller, la cui cover più famosa è quella di Elvis. Perché questa scelta? Sembra tu, no, rispondimi, tu lo sai, no? Sì, allora dimmelo tu. L'idea è stata mia, forse. Ah, vedi? L'ho lanciato io, perché semplicemente portando il nome al plurale, dava più un'idea di band anziché di singolo, perché l'obiettivo comunque era quello di... andare più sul gruppo che tenere, diciamo, il simbolo davanti e avere Elvis soltanto. Invece dare proprio l'idea del collettivo, cioè portare quel clima di quel genere là in giro per i locali, anziché avere il sosia che facesse Elvis. Perché proprio quel nome? Perché proprio quel nome? No, vabbè, forse è stato casuale proprio quel nome là. Forse era il più semplice da portare al plurale, però... Il significato Hound Dogs, canita caccia se non sbaglio, cioè... Bassotto. Comunque il bassotto è un cane da caccia, quindi alla fine il senso poi l'abbiamo dato dopo, col tempo. Quindi... Sono le cose più belle, quando il senso... quando è come se il nome crescesse, sì, sì. No? Sì, questo sì. Poi il simbolo della nostra band non è affatto poi il bassotto, come hai potuto vedere. Sì, ok. Dico un bassotto, lui nel senso come statura ci siamo, insomma. D'accordo. Vedi, però è sempre riportato al cantante. Allora, questa me l'hai bruciata, quindi non te la posso fare. Ma è bruciata tu. Ti volevo chiedere come si era evoluta la band, ma mi hai risposto con la prima domanda, quindi andiamo avanti. Vedi, me l'avevi bruciata. Non si è mai evoluta la band, nel senso che come era all'inizio è rimasto, diciamo, così anche i giorni odierni, fondamentalmente. Intanto torna a dormire, vai. Ok. Allora. Io in realtà stasera sto interpretando Luciano Cinnamo, non il bassista di Elvis. E Luciano, dovete sapere che l'80%, anzi 95%, dorme, quindi torna a dormire. Prego, prego. In realtà lui è Marco Branca, bassista... No, faccio
bassista dei Beatles, dei Beatles, tributo ai Beatles. Dei Beatles, diciamolo bene. No, che bello e buono, dice Paul McCartney. Ma in realtà è lui il Paul McCartney della provincia di Napoli. Diciamo che stasera sarà Elvis che canta e Mecca al basso. Mecca. Ok, dopo la droga andiamo avanti. Allora, quali sono? Vabbè, fatto piano poco in giro, si no, canta. No, ma noi, mamma, mica solo da droga, forse solo kill. Sono delle cose da dire, vabbè, che non diciamo perché. Io farei una domanda a Simeone, per esempio. Tu la vuoi fare? Ah, io, ok, ora rispondi tu, ora rispondi tu. Quali sono, secondo voi, quindi nel qual caso secondo te, gli elementi necessari per una band tributo ad Elvis Presley? La capacità del cantante di immedesimarsi nel personaggio di Elvis. E ovviamente una buona... un buon supporto dietro musicale, cioè una buona base, insomma, su cui lui può giocare, può esibirsi al meglio, ma fondamentalmente quello che si aspetta il pubblico è la performance di Elvis, cioè del cantante, quindi sostanzialmente è la sua personalità che fa la differenza. Bella risposta, bella risposta. La personalità del cantante, ci sta, mi piace. Beh, l'ho saputo fa. Ha risposto meglio di te. Studiato, fatto. Cioè ce l'hanno proprio studiato, cazzo, mai ci fanno qualche domanda noi. Ok. Allora, secondo una leggenda metropolitana, che gode di un certo credito verso il pubblico, Elvis non sarebbe morto, ma avrebbe scenato il decesso per sfuggire a una vita troppo logorante. Voi che suonate Elvis, quindi siete in parte il lascito di Elvis, cosa ne pensate? Guarda, non mi fa sta faccia. Cosa ne pensate? Rispondi tu. Rispondi tu. Io penso che potrebbe essere una possibilità, però... cioè, sarebbe troppo bello sapere la verità. Forse il bello è proprio avere il dubbio in questo caso qua. Per un attimo mi hai guardato come a dire... Però poco me lo fa... cioè... No, allora, io in realtà non ti parlo da fan al 100% di Elvis. Il vero fan è lui, quindi lui potrebbe risponderti meglio su questa cosa. Ok, allora dimmi tu, cosa ne pensi? Questa la so. Allora, no, io credo che di solito i fan tendono a mitizzarsi. Idolatrare l'artista e quindi inventano tra virgolette il fatto che lui non sia morto eccetera eccetera, ma è proprio perché uno nel tempo si affeziona all'artista anche se non lo conosci, non c'è mai avuto a che fare, quindi si può dire che gli vuoi bene, quindi quando sai che un artista finisce e un pezzo di te va via con lui, quindi è legata secondo me questa cosa del fatto che Elvis sia ancora vivo, l'ha fatto per tirarsi fuori, però è chiaro che come la morte coglie noi comuni mortali, anche Elvis, Michael Jackson, Jim Morrison, è stato detto che loro siano morti, ma non è vero, cioè abbiano inscenato la loro morte, ma credo una fine arriva per tutti. A livello musicale Elvis è finito, anzi è diventato infinito, ha finito di sfornare hit, canzoni, questi stanno fustigando, stanno a fuoco. Il lascito che ha lasciato è già qualcosa di bello cospicuo su cui poter... E quindi già l'immortalità dovuta al lascito è abbastanza. Se posso, Elvis è stato... se non il solo, credo l'artista vivente che è diventato leggenda. Tanti artisti come, che ne so, i Led Zeppelin, Deep Purple, credo quando moriranno diventeranno leggenda. Elvis è stata già leggenda prima di morire, quindi questo la dice lunga sulla sua grandiosità e sull'impatto culturale che ha avuto. Però no, è verissimo, anche se loro prendono in giro. Allora, l'ultima domanda, io la faccio... Allora, quest'ultima domanda io la faccio due volte. Una volta a loro e una volta a te, che sei l'ospite speciale di questa sera. Così mi rispondi tu e ti prendono in giro loro, va bene? Adoro. Ok.
Allora, chiedo prima a te. Questa è la mia domanda preferita. Qual è la cosa più strana? La faccio una a lui e una a voi come band. Dico, la fai a tutti questa domanda, visto che è la tua preferita. Tutte le interviste la metto, tutte quante. Allora, qual è la cosa più strana che ti è successa durante un concerto? Allora, la cosa più strana che mi è successa durante un concerto... Ah sì, bellissima questa. Eravamo a un locale a Napoli, vicino insomma al cinema, come cacchio si chiama, non mi ricordo, vabbè. Quello al Medusa, il Med. Comunque stavamo suonando, io stavo facendo una dieta che diciamo mi faceva andare di corpo spesso. All'improvviso ho un attacco, insomma, Come Together era il pezzo. Chiamo Ira, faccio vieni qua, mi tolgo il basso, dico suona, ma io non so come fa, suona. Lei suona. Eccola qua. Fai come se le stessi dando il basso, ecco. Ma in asaccio, Marco, in asaccio. Va bene, va bene, va bene. Dopodiché scappò al cesso, insomma, il resto è inutile che lo dico, insomma. Però fu una cosa molto cospicua e amorevole. Rock and roll, rock and roll. Ok, bella, bella. C'è anche Ira Green con noi. E ora voi, grazie. No. No, mo aspetti. Che Ira è uscita di nuovo, quindi non ti può sostituire, resta qua. Hai ragione. Vabbè. Ok, e la stessa domanda la pongo a voi come band. Qual è la cosa più strana che vi è successa durante un concerto? La più strana. E che ci è successa, mi è strana? Ma nulla di eclatante. Quella è stata eclatante. Suonare bene. No, vabbè, non è comica come la sua, cioè... Però... No, droga... Ex che hanno fatto scenate. No, dico Luciano che non dormiva, insomma, pure questo. Le più eclatanti sono state cominciare pezzi diversi, cioè uno cominciava un pezzo e gli altri tre un altro, cioè... Vabbè, ma questa è la normalità. Questa è la normalità, ma è stata la cosa più eclatante. Noi in realtà sto fatto lo facciamo per inviziare il pubblico, perché poi non è che io dico facciamo tutti i frutti, tu quando si aspettano tutti i frutti, no, decidiamo noi, cioè facciamo tutti i frutti, poi siamo that's all right, le palle, cioè bella così, voglio dire, siamo noi che ci facciamo, no, una delle per vedere se sono attenti, diciamo. Sì, no, sì, no, però una delle cose strane che in particolar modo mi è capitata mentre suonavamo è stato a Torre Annunziata, che tipo mentre, cioè, dovevo suonare, cantare, questi venivano vicino, ci facciamo una foto, e io durante, sai, gli stacchi, tipo doveva farla solo lui, mi sporgevo per fare le foto, e così, no, sai, poi mi sporgevo, però sì, niente di che, niente. Ah, Matteo mi sta facendo un pompino, Matteo smettilo, Matteo. Questi suoni li campioniamo e poi li mettiamo in altre cose. Ciao Matteo. D'accordo. Matteo è stato arrestato. Prego, prego. Ciao Luciano, ci ricordiamo tutti di te. Sei dentro, ti guardiamo. Sei sempre con noi. Luciano. Pensavo era un saluto a Bud Spencer. Ok, salutiamo Luciano, salutiamo anche Bud Spencer. Vogliamo fare un saluto serio a Bud Spencer, che io non ho avuto modo di farlo. Vuoi fare il saluto a Bud Spencer? Però siamo stretti con i tempi, eh. Vogliamo fare un saluto a Bud, perché penso come tanta gente abbia segnato l'infanzia di tutti. Io onestamente tengo pure a mio padre che ci somiglio, quindi capirete che da piccolo mitizzavo, cioè per me Bud e mio padre erano più o meno la stessa persona, quindi il dolore è tanto e la commozione anche. Bud. Ok, allora ragazzi, ciao a tutti, noi siamo al Teos, ripeto, io sono il bassista bevuto. Sesto anniversario del Teos, diciamolo. Oggi suonerete per il sesto anniversario del Teos. Ci sono allora c'è Max che mi fa i segni dietro la telecamera sei volte uguali e io non riesco a pensare. Allora mi dice che c'è la festa anni 50, come potrete notare, e quindi sono con me i The Hound Dogs. Siamo al Teos. Ciao ragazzi, radio. Diciamo tutti. Siamo tutti insieme in Radio Terronia Rock. Radio Terronia Rock!